State per vedere la undicesima puntata di Chi sono, chi sei, questo programma di filologia scientifica. È una puntata interessante, riguarda il pensiero, come quella precedente, ma il pensiero sotto l'aspetto del valutare, del giudicare, quindi le illusioni cognitive, no? Gli errori che noi facciamo nel valutare. Per esempio, uno degli esperimenti che fa vedere Zimbardo è quello in cui si chiede alla gente se sono più numerose le parole in inglese che incominciano con la lettera K o le parole che hanno la lettera K al terzo posto. Naturalmente, siccome tutta la gente pensa alle parole come chi, eccetera, vengono in mente le parole che incominciano con K, tutti dicono che sono più numerose le parole che incominciano con K. Noi in italiano potremmo farlo con l'A, sono più numerose le parole che incominciano con l'A, albero, abete, oppure quelle che hanno A al quinto posto, chi lo sa. Quali sono le parole che hanno altri dopo? Noi diciamo che sono quelle che cominciano con l'A. Invece non è vero. Molto spesso no, noi diciamo un pregiudizio, non facciamo un vero ragionamento. Poi ci sono altri esperimenti interessanti in cui, per far fare un errore, noi diamo un riferimento. In questo caso l'esempio è fatto col Mississippi. Gli si domanda, il Mississippi è più lungo o più corto di 500 miglia? In un altro esperimento si domanda, è più corto o più lungo di 5.000 miglia? Poi si calcola la media, no? In un caso e nell'altro, e si vede che quando gli diamo come riferimento 500 miglia, il Mississippi viene lungo 1.000 miglia. Quando gli diamo 5.000 miglia, diventa lungo 3.000 miglia, 2.000 miglia, molto più lungo. Perché noi ci basiamo su quello che ci ha detto, no? Il nostro interlocutore. Ci facciamo guidare da lui. Gli dico, quanto è lungo il Po? 100 chilometri? E allora più o meno di 100 chilometri, diventa lungo 200. Più o lungo di 1.000 chilometri diventa probabilmente, non so, 1.500 chilometri. Sono illusioni cognitive, analoghe alle illusioni percettive. Vi sono poi altri interessanti esperimenti sui processi di decisione di gruppo, in cui si vede come il gruppo sbaglia o invece riesce. E poi un'interessante parte, molto utile, sul negoziato. Perché uno vince o perde il negoziato? Gli americani sono molto bravi in questo tipo di ricerche, qui evidentemente ci può essere solo poco, sono un cenno di psicologia scientifica, ma è un campo che in Italia è stato trascurato e di estrema importanza in tutte le attività professionali. Comunque, buona visione. Come facciamo a prendere decisioni? Quale condizionamento produce il gruppo sui nostri giudizi? Quali errori commettiamo normalmente quando siamo impegnati in particolari tipi di trattative? Si pensi ad esempio a quelle commerciali. Cosa permette a questa studentessa di credere alle proprie bugie convincendosi di quello che dice? Decidere e giudicare in questa puntata di Alla scoperta della psicologia. Ogni giorno dobbiamo prendere decisioni, da quelle legali ed affari a quello che mangiamo, dai prodotti che compriamo a chi sposeremo. Non importa quanto sia incerta la vita, noi dobbiamo agire con decisione, volta per volta, anche se affidiamo a qualcun altro il compito di decidere per noi. Per natura, per questo genere di cose, siamo portati a considerarci piuttosto bravi, ma sul più bello arriva un gruppo di psicologi a dirci che la nostra è tutta un'illusione. Gran parte della ricerca ha gettato seri dubbi sul nostro grado di razionalità e di saggezza nel prendere decisioni, rivelando i fallimenti dell'intuizione umana, anche quando capita al migliore e più brillante tra noi. Per costume, le scienze sociali rilevano due motivi per cui gli individui cadono nell'irrazionalità. Innanzitutto l'influenza della gente. Come elemento della massa, il singolo non può pensare a lungo in modo indipendente o chiaro. Nei casi estremi, la psicologia di massa diventa isteria di massa. Un altro punto di vista riferito a Sigmund Freud ed altri
sottolinea che gli individui cessano di essere razionali e diventano bestiali quando si lasciano condurre da necessità primitive che esigono un immediato soddisfacimento, il sesso e l'istinto di aggressione. Secondo Freud, compito della società è controllare questi istinti animali con regole appropriate di comportamento. Oggi, gli psicologi cognitivi e i sociopsicologi ricercano le cause originarie dell'irrazionalità o della fallibilità della mente da qualche altra parte, negli stessi processi della mente. Essenziali per il modo in cui gli umani giudicano, deducono e decidono sono le strategie mentali che possono essere negativamente influenzate. Quando un modo sistematico di pensare è responsabile di errori di valutazione, si parla di illusione cognitiva. Non che ci sia qualcosa di sbagliato o irrazionale nell'uso di questo genere di strategie, sono solo le persone che discriminano tra condizioni appropriate o inappropriate nell'usarle. In effetti, l'irrazionalità umana e le decisioni errate derivano dal medesimo ambito della razionalità e delle decisioni sagge. Vediamo come. Amos Tversky dell'Università di Stanford e Daniel Kahneman dell'Università di Berkeley, California, sono due dei maggiori ricercatori al mondo nello studio delle cause che originano negli individui scelte irrazionali. Possiamo forse cominciare da una domanda importante: qual è stato il contributo della psicologia nella comprensione delle capacità personali di giudizio? Vi sono due diversi approcci allo studio della capacità decisionale. Il primo, che definiamo normativo, pone la domanda su come dovremmo prendere decisioni. Qual è la natura di questa capacità razionale? Il secondo approccio, che chiamiamo descrittivo, si interroga non su come le decisioni dovrebbero essere prese, ma su come vengono prese in effetti e messe in pratica. Bene, il tema principale della ricerca psicologica è che il modello normativo della coerente e razionale capacità decisionale non è un modello efficace della maniera in cui gli individui giudichino o prendano realmente decisioni. Quando i soggetti sono sottoposti ad un test, allora viene fuori che, sebbene le loro intuizioni siano corrette, sono però altrettanto spesso sbagliate secondo modalità prevedibili e tutto sommato sistematiche. Ora ditemi, come possiamo convincere i nostri spettatori che non sono così logici come credono di essere? Che il loro sistema quotidiano di pensiero spesso si allontana dalle regole normative della razionalità? Beh, non c'è bisogno di farsi domande complicate. Noi usiamo interrogativi semplici sui quali i soggetti possono produrre intuizioni e impressioni. E poi confrontiamo il modo in cui gli individui affrontano questi interrogativi e il modo invece in cui dovrebbero farlo. E mentre voi tentate di risolvere i problemi, noi vi mostreremo alcune delle risposte delle persone registrate in precedenza. Abbiamo posto prima due domande che hanno a che fare con la capacità di emettere dei giudizi. Innanzitutto, in inglese, ci sono più parole che cominciano con la lettera K o più parole nelle quali la K è la terza lettera? K per prima o K per terza? Penso che ci siano forse più parole con la lettera K al terzo posto. Credo. Penso di più al primo, certamente. Anch'io penso al primo. Direi che cominciano con la K. Bene, quesito numero due. Immaginate che stiate per passare un mese in Medio Oriente. Che cosa vi preoccuperebbe di più? Il terrorismo o un incidente automobilistico? Il terrorismo. Credo il terrorismo. Il terrorismo. Hanno ragione? No, hanno sbagliato in entrambi i casi. In inglese c'è il doppio di parole con la K in terza sede rispetto a quelle che cominciano con questa lettera. E se si va nel Medio Oriente, ci si dovrebbe preoccupare di più di ferirsi in un incidente d'auto che in un attacco terroristico. Gli incidenti sono molto più frequenti. Le risposte a queste domande evidenziano un principio molto generale che la gente utilizza quando ragiona in condizioni di incertezza, quella che chiamiamo disponibilità euristica. Ovviamente le persone non sanno quante parole in inglese cominciano con la lettera K, piuttosto che con la K in terza sede. Perciò, come rispondere ad una domanda di questo genere? Ciò che fanno, pensiamo, è provare ad immaginare esempi di parole che cominciano con la lettera K, come per esempio key, chiave, e poi provare a pensare a parole che abbiano la K in terza sede. Ora, siccome è molto più semplice pensare ad una parola che cominci con una certa lettera che ad una parola che ce l'abbia in terza sede, si giunge a credere che ce ne siano molte di più delle prime.
Danny, come può la nozione di disponibilità euristica aiutarci a comprendere l'esempio del Medio Oriente? È sempre lo stesso procedimento. Noi valutiamo la probabilità che un evento possa accadere grazie alla facilità con cui certi esempi ci vengono in mente. Quando si pensa al Medio Oriente, si pensa ad attacchi terroristici e non ad incidenti d'auto. E la conseguenza è che si è certamente molto più preoccupati del terrorismo che degli incidenti, cosa che invece è abbastanza ingiustificata. Bene, ora un altro problema riguarda la capacità di dedurre dall'evidenza. Ecco una breve descrizione di una ragazza di nome Linda. Vi porremo delle domande su di lei. Linda ha 31 anni, non è sposata, è una persona schietta e molto brillante. È laureata in filosofia. Da studentessa è stata fortemente impegnata nelle battaglie sociali e contro la discriminazione razziale ed ha partecipato a varie dimostrazioni antinucleari. Ora, quale di queste affermazioni è più verosimile? Linda è un'impiegata di banca? Linda è un'impiegata e un'attivista del movimento femminista? Impiegata e attivista. La B. La seconda. Linda è un'impiegata e anche un'attivista femminista. Linda è impiegata in banca. Un'attivista del movimento femminile. Circa il 90% delle persone crede più probabile che Linda sia un'impiegata di banca di idee femministe che solo un'impiegata. Il motivo sta nel fatto che esse attuano quel tipo di ragionamento che definiamo ragionamento per rappresentatività o per similarità. Ci si chiede quanto Linda sia simile allo stereotipo dell'impiegato di banca, e Linda non lo è, e quanto s'avvicini allo stereotipo dell'attivista femminista, e Linda è verosimilmente rappresentativa di quello stereotipo. Poi utilizzano la similarità o la rappresentatività per esprimere un giudizio di probabilità. Spesso quel giudizio è sbagliato. Ma è sbagliato perché viola un principio logico fondamentale, cioè che l'evento più comprensivo è necessariamente più probabile dell'evento particolare. Ossia, l'insieme delle persone che sono impiegate in banca certamente annovera l'insieme di persone che sono sia di idee femministe che impiegati di banca. Di conseguenza, il gruppo con la maggiore estensione determina l'intero probabile evento. Bene, e ora un'altra domanda che abbiamo posto. Il fiume Mississippi è più lungo o più corto di 500 miglia? Abbiamo chiesto ai soggetti di supporre l'effettiva lunghezza. Ecco le loro risposte. Più lungo. E quanto pensa sia lungo? Deve essere quasi 1000 miglia. Di più. 1200. Più lungo, certamente. Direi 700 miglia. Abbiamo rivolto ad un altro gruppo di individui una domanda simile. Il Mississippi è più lungo o più corto di 5000 miglia? Anche a loro abbiamo chiesto di immaginare l'effettiva lunghezza. Penso più corto. Direi circa 2500 miglia, sì. Più corto. Direi 2000. Più corto. Tra le 2 e le 3000 miglia, credo. La lunghezza effettiva del Mississippi è di 2348 miglia. Quando abbiamo chiesto se fosse più lungo o più corto di 500 miglia, la risposta era stata immediatamente 1000 miglia. Se più lungo o più corto di 5000, mediamente 2000. Quanto è frequente che si diano risposte tanto divergenti a problemi simili a questo? Ma è una forma abbastanza comune. Il fenomeno può essere descritto come effetto ancora e il numero espresso all'inizio, benché non sia una stima molto credibile della quantità in questione, spinge questa stima, la stima finale, in questa direzione. Danny, questo effetto ancora è limitato alla stima di numero o funziona anche per le cose che non comportano affatto numeri? Non è limitato ai numeri. Il principio psicologico generale in questo caso è che quando si hanno informazioni o impressioni che fluttuano in testa, anche quando è priva di credibilità, si tende a dare peso alla suggestione e a spingere le impressioni in questa direzione. In ciò consiste l'essenza del fenomeno ancora. Se per esempio si è creduto a qualcosa, si sono date informazioni riguardo a una persona o riguardo a se stessi che poi si sono dimostrate false, non si cancella tutto per ripartire senza problemi. Qualche residuo dell'impressione iniziale è ancora lì. Perciò l'effetto ancora si estende al di là del semplice fatto numerico. Il nostro ultimo esempio ci trascina nell'arena delle scelte arrischiate. Siete alla ricerca del rischio o di un sistema che ve ne allontani? Vediamo l'esempio seguente. Quale situazione scegliereste se giocaste d'azzardo? Avete un'occasione stimata all'85% di vincere 100 dollari. Avete una vincita sicura di $85.
La vincita sicura? Gli 85 dollari. Gli 85 dollari di vincita. Generalmente gli individui optano per gli 85 dollari sicuri più che per l'azzardo con la medesima prospettiva di vittoria. E questa forma è conosciuta come avversione al rischio. È un'avversione cioè alla prospettiva di rischio. Ora supponiamo di scegliere tra una perdita probabile al 100% di 85 dollari ed una probabile all'85% di perderne 100. Quale scegliereste? Devo pensarci. La possibilità di perdita all'85%. Certo che sceglierei questa possibilità. In questo caso, i soggetti sembrano preferire l'azzardo alla perdita sicura. Questo è un modello molto caratteristico. Notate che in questo problema, proprio come in quello di prima, l'azzardo e il fatto certo sono quasi alla pari. Si possono perdere sicuramente 85 dollari o giocare d'azzardo, comunque con la prospettiva di perdere. Ma qui, a differenza del caso precedente, gli individui preferiscono generalmente l'azzardo. Accettare teoricamente una perdita totale è impensabile per la gente. E il significato del modello che Danny ha appena descritto consiste nel fatto che gli individui preferiscono prendere il rischio irragionevole di una perdita molto maggiore, pur di evitare la perdita sicura. Come potremmo riassumere le implicazioni pratiche di ciò che abbiamo detto? Ciò che l'analisi suggerisce è che in certe situazioni non conosciute non dovremmo confidare nelle nostre intuizioni, perché siamo esposti ad errori e influenze prevedibili. E non importa che alcuni individui in questo siano peggiori di altri. Ciò è molto simile alle illusioni percettive. Queste sono le situazioni in cui molte persone commettono errori con più probabilità, errori che possono essere conosciuti in tempo. Se noi possiamo predire in tempo quando l'intuizione è esitante, abbiamo la speranza di costituire procedure al fine di evitare questi errori. O almeno scoprire sistemi educativi che rendano le persone consapevoli del rischio d'errore che possono commettere. Ci sono naturalmente altri fattori psicologici che influenzano i nostri giudizi. Per esempio, c'è il fattore paura. Se i rischi sono conosciuti e potenzialmente catastrofici, gli individui tendono a stimarli più grandi dei rischi che si conoscono e hanno conseguenze ritardate. Si potrebbe essere terrorizzati dalla possibilità di un incidente nucleare, ma non si pensa mai due volte quando si attraversa la strada distrattamente, benché le probabilità di un incidente nucleare siano una parte infinitesimale delle probabilità di farsi male mentre si cammina per strada. E che dire se prendiamo le nostre decisioni ed esprimiamo giudizi in un gruppo? Potrà questo aiuto assicurare la razionalità delle nostre scelte? Che accade se riuniamo un gruppo delle migliori persone che ci siano in giro? Nel 1960 il presidente John Kennedy diede il via alla disastrosa invasione della Baia dei Porci a Cuba. Fidel Castro e il suo governo diedero grande risonanza alla sconfitta dell'invasione. Si creò un terribile imbarazzo per la nuova amministrazione Kennedy. Lo psicologo Irving Janis ha studiato le registrazioni degli incontri di gabinetto durante i quali fu presa la decisione di invadere Cuba ed ha scoperto esempi di quel modo distorto di ragionare che definì pensiero di gruppo. Questo particolare contesto di decisione, le regole decisionali dominanti, sembra essere preservare l'armonia di gruppo, non avere tentennamenti, non sollevare domande critiche, non esprimere dubbi. E ciò offre uno dei maggiori sintomi del pensiero di gruppo, ossia l'autocensura del dubbio. Un altro sintomo simile è il senso di unanimità di gruppo, che è basato sull'assunto fallace che il silenzio generi consenso. Così, se nessuno solleva qualche obiezione, l'assunto è che ognuno tira avanti nella sua direzione. C'è un numero di altri sintomi, come l'illusione della invulnerabilità, che si riferisce alla tendenza a dire: bene, forse è un grosso problema quello che dobbiamo affrontare, ma noi siamo abbastanza forti ed intelligenti, tanto che dove altri possono fallire, noi certamente riusciremo. Vi è infine un altro sintomo molto importante che io chiamo vigilanza della mente. Questo comporta che vari membri di un gruppo si assumano l'incarico di proteggere il leader e gli altri membri del gruppo da qualsiasi influenza che possa determinarli a cambiare idea o almeno a porsi delle domande su ciò che si apprestano a fare. Il pensiero di gruppo non è inevitabile, esso può essere eluso. Irving Janis ha delineato una serie di procedure che i fautori della decisione possono impiegare per promuovere giudizi più razionali.
Uno dei modi proposti per la prevenzione del pensiero di gruppo implica che ci sia una sorta di avvocato del diavolo designato dal capo. Un'altra idea che emerge con grande chiarezza dalla condizione di isolamento in cui si trova il gruppo è che il leader introduca membri esterni, ad esempio del governo o altri membri di organizzazioni, in possesso di informazioni veramente determinanti, in modo che siano presenti ai vari incontri e coraggiosamente possano sollevare qualsiasi obiezione o esprimere qualsiasi idea venga loro in mente. Non possiamo evitare di prendere decisioni, ma possiamo provare ad evitare alcuni dei tranelli quando si prendono cattive decisioni. Uno dei più recenti ambiti di studio della psicologia è la psicologia della negoziazione, che fa in modo che si evitino le cause talora fatali delle cattive decisioni. Gli individui trattano più o meno su tutto, dal prezzo delle auto nuove, al livello salariale, alla vita degli ostaggi, al destino delle nazioni. Recentemente gli psicologi hanno iniziato a studiare la ragione per cui molti negoziati falliscono e la maniera in cui le procedure possono essere migliorate a beneficio di entrambe le parti. Max Bazerman della Northwestern University ha identificato i 5 errori cognitivi più comuni che commettono i negoziatori. I 5 errori più gravi sono: primo, essi falliscono nel considerare i giudizi della controparte in un negoziato. Secondo, tendono a rinviare l'incarico irrazionalmente ad una precedente linea di azione o a determinare un'escalation del conflitto. Terzo, tendono ad avere una disposizione limitata nella prospettiva di un conflitto. Quarto, tendono ad essere oltremodo fiduciosi che prevarranno in situazioni di disputa. Quinto, tendono a considerare i risultati di un negoziato come se la somma fosse pari a zero. Quello che vinci tu, io lo perdo. E viceversa, anche quando non è oggettivamente vero. Uomini d'affari e di governo affluiscono ai seminari tenuti da Bazerman e dal collega Lawrence Susskind per imparare come migliorare le proprie capacità di negoziazione. Bene, Robin, il suo avvocato mi ha chiamato e mi ha detto che voleva incontrarmi e vedere se fosse stato possibile discutere questi problemi e dare una sistemata. Bazerman assegna esercizi simili a questo. Un partecipante recita la parte del proprietario di una piccola impresa, un'altra quella della sua irata cliente. Il compito? Trattare su un prezzo contestato. Il conto che ho davanti è questo ridicolo di $774. Va bene, d'accordo. Cosa c'è che non va? Io sono tornata indietro. Io ho aggiunto il costo reale dopo che lei mi ha fatto quella scenata. Lei mi ha insultato di fronte ad un cliente, un potenziale cliente, davanti agli impiegati. Ed io non posso proprio tollerare questo genere di comportamento. Io mi dica un po' chi è che avrei insultato. I due negoziatori che stiamo osservando sono vittime di una varietà di influenze negative di cui prima abbiamo parlato. Non si considera mai la prospettiva della controparte, né mai si prova a verificare in cosa consista l'intero problema in quanto tale. Lei intende dire che il conto che mi ha dato, insomma i $774, sono completamente irreali? Me li dovrei scordare, intende dire questo? Me li devo dimenticare? Nella maniera più assoluta. In un negoziato dobbiamo pensare a quello che è accettabile per la controparte quanto a quello che abbiamo speranza di portare a casa noi. Pensando alla controparte possiamo imparare un mucchio di cose che miglioreranno la nostra efficienza in una situazione di negoziato. Non mi convincerà mai del fatto che questo conto sia in qualche modo credibile, mi sono spiegato? Va bene, ci vedremo in tribunale. Il percorso psicologico della capacità decisionale non finisce nel momento in cui la decisione è stata presa. L'atto di decidere può scatenare un flusso di altri processi. Secondo lo psicologo Leon Festinger, ogni volta che scegliamo di compiere qualcosa che confligge con le nostre certezze, sentimenti e valutazioni, si crea in noi uno stato di dissonanza cognitiva, una tensione fra ciò che pensiamo e ciò che compiamo. Quando questa tensione ci mette a disagio, siamo spinti a ridurla in diverse maniere, modificando il nostro modo di pensare in merito ad una decisione o provando a cambiare il modo in cui vi pensano gli altri, in maniera che supportino la nostra decisione. O ancora, possiamo cambiare alcuni aspetti del nostro comportamento così che la nostra decisione sembri più in linea col nostro carattere. In altri termini, tentiamo di ridurre la dissonanza fra il modo in cui pensiamo che dovremmo agire e quello in cui effettivamente agiamo, modificando l'uno o l'altro. A metà degli anni 50, Leon Festinger e il collega Merrill Carl Smith condussero un esperimento in cui gli studenti vennero sottoposti a compiti molto noiosi. Agli studenti poi veniva posta una domanda. Molto bene.
Ora le voglio dire che cosa stiamo studiando qui. Il risultato dell'atteggiamento mentale in preparazione ad uno scherzo. Gli altri soggetti sono preparati a dire che l'esperimento è molto interessante e divertente. Insomma, una specie di gioco pieno di scherzi. Adesso ho una richiesta un po' strana da farle. Il prossimo soggetto sta aspettando fuori, ma la persona che deve reggere il gioco non c'è. Le domando se voglia prendere il suo posto. E siccome prevedo che avremo bisogno di qualcuno in futuro, vorrei offrirle $20 e chiederle di rimanere, magari a nostra disposizione. Potrebbe andare così? $20? Va bene. Metà degli studenti fu assegnata a caso al gruppo che aveva ricevuto $20 per fingere che l'esperimento fosse divertente. All'altra metà fu dato $1 per mentire. Sì, $1, intendo come paga, e la possibilità di rimanere a nostra disposizione. Che ne dice? Sì, potrebbe andare. La dissonanza cognitiva derivava dalla conoscenza che l'esperimento era in effetti noioso e che $1 era una ricompensa insufficiente per mentire. Molti dei soggetti pagati $1 si erano convinti che l'esperimento fosse divertente dopo aver preso la decisione, per ridurre la dissonanza tra le certezze precedenti e il proprio comportamento. Erano arrivati a credere ad una bugia enorme grazie ad un incentivo limitato. Beh, la ragazza di un mio amico ha partecipato a quell'esperimento e ha detto che era proprio noioso. Beh, non era così noioso, sai. Probabilmente non era neanche lo stesso esperimento, o almeno credo. I soggetti che avevano ricevuto $20 d'altro canto provavano tale dissonanza perché si sentivano spinti a mentire solo per denaro. Insomma, ha detto che era proprio terribile, era davvero noioso e che dovevo fare di tutto per uscirne. Forse il tuo amico si sbagliava. Questo era un esperimento diverso perché era molto divertente. Era tipo puzzle. Dovevamo girare dei cubetti e io cercavo di capire perché, ma non ci riuscivo proprio. Forse tu avrai più fortuna. Altre teorie possono prevedere che la persona meglio pagata sarebbe assolutamente motivata ad entusiasmarsi per un compito privo di interesse. La teoria della dissonanza cognitiva conduce invece alla previsione completamente opposta. La persona che viene pagata $20 sa che il compito non è interessante, ma sa anche che aveva un motivo sufficiente per affermare che non lo era. Si è divertito con il gioco manuale? Beh, non è che mi sia proprio divertito, anzi era piuttosto noioso. Che dire del soggetto pagato $1? Sa che il compito non è interessante, ma ha due pensieri discordanti. Egli sa che non aveva motivo sufficiente per dire che non lo era. Per lui c'è discrepanza. Volta per volta abbiamo constatato quanto segue. Egli riduce la discordanza cambiando opinione circa lo scarso interesse per l'esercizio. Si è divertita con il gioco manuale? Sì, abbastanza, direi. Desidera ancora partecipare ad esperimenti simili? Credo di sì, certamente. Ogni qualvolta la ricompensa è insufficiente, ci sarà discrepanza. Il principio generale sembra essere che le persone sono portate a credere e ad amare cose per le quali è necessario soffrire. Scoprendo come la gente si comporta effettivamente e non come alcune teorie dicono che si dovrebbe comportare, la psicologia può fornire linee guida per aiutarci a ritrovare noi stessi prima che ci perdiamo o ridarci una direzione nel caso l'avessimo perduta. In questo programma abbiamo iniziato nella fredda atmosfera cognitiva del giudizio. Non appena ci siamo spostati verso la capacità decisionale, con le sue dinamiche motivazionali, l'atmosfera si è notevolmente riscaldata. Nella prossima puntata faremo rotta verso territori più caldi, dove fioriscono motivazioni ed emozioni. Scopriremo come siamo guidati da appetiti e passioni, bloccati da paure e colpe, resi tristi e felici. Un saluto da Philip Zimbardo.